Ciao, sono Sonia. Oggi aggiornamento marmellate. Eh sì, mi è proprio venuta il pallino per le marmellate ultimamente. Non ne faccio tantissime, però mi è venuta la buona abitudine di non sprecare la frutta e di riutilizzarla. Che ci faccio le marmellate? Stavolta ho fatto un mix, mamma che profumo! Ho fatto un mix un po' strano. Avevo due grappoli d'uva che in teoria non avevano sapore. Sapete che significa? Non avevano proprio minimamente sapore. Per non sprecarla, ho detto ok, ci faccio la marmellata. Ma avevo anche una pera che stava andando male e ci ho aggiunto anche la pera. Ci ho aggiunto anche due pesche e il risultato è questo. La mia fruttina bella bella bella. Lasciata macerare come sempre 24 ore con lo zucchero. Non ho pesato nulla, sono andata molto a occhio. Per cui io adesso mi vado a frullare la mia marmellatina, la frullo tutta per bene e poi vi faccio vedere il risultato. Andiamo a frullarla, vedete? Non l'ho messa tutta, ma andiamo a frullarla. Possiamo lasciarci anche i pezzettini, se vi piacciono qualcosa di pezzettini, le lasciamo. Vediamo un po' com'è questa. Ci potrebbe stare, dai. Ok. Questa è pronta. Adesso la metto su un'altra ciotola in modo da poter fare anche l'altra. Io la vado a fare tutta intanto, eh? Pronta! Eccola, è pronta! Sembra più, ad essere sincera, una marmellata di pesche, però effettivamente ci sono anche le pesche. Però dovreste stare qui per sentire il profumo che c'è. Regista, non mi fare gli scherzi. Oh, non mi fare gli scherzi a quest'ora del mattino. No, non esageriamo. Allora, la marmellata è pronta. Adesso la vado a invasare col barattolo che è bollente. Non è il mestolo più adatto, però poco per volta ce la mettiamo, eh? Io non, ne ho solo preparati due di barattoli, perché in teoria dovrebbe bastare anche uno, secondo me. Però non fa nulla, ce la mangiamo il resto, no? Per cui io adesso vado a invasare tutto e poi ci vediamo dopo. Marmellata pronta! E quando vi dico che ho la fissa in questo periodo, guardate un po'. Sono avanzate le mele, ho fatto la marmellata di mele. Ho fatto il limoncello, per non sprecare i limoni, ho fatto la marmellata di limoni. E questa sì, vi posso assicurare che è qualcosa. Chissà se più avanti non faccio un altro video. Non lo so. Non prometto nulla, però questa è assolutamente spettacolare. Io adesso la mia marmellata la vado a mettere sotto sopra in modo da fare il sottovuoto e niente. Spero che vi sia piaciuta l'idea e che prendiate spunto. Ciao!